a lezione di buon vicinato, non in un condominio qualsiasi ma nello stabile di via Trotti nel nuovo condominio solidale, un progetto sperimentale portato avanti dal comune di Cremona e dalla cooperativa Nazareth. 9 appartamenti dedicati a ragazzi prossimi alla maggiore età, neomaggiorenni in certi casi affidatari e donne sole o con figli in situazioni di difficoltà. L'obiettivo è il raggiungimento della piena autonomia. A luglio del 2011 il progetto viene autorizzato sperimentalmente dalla Regione Lombardia per un triennio. Ha l'obiettivo di consentire alla persona di diventare autonoma attraverso un accompagnamento educativo che viene garantito dall'apporto di alcune realtà del terzo settore. La permanenza degli ospiti nel condominio solidale è temporanea, può variare da 6 mesi ad 1 anno in base allo specifico progetto educativo. A livello professionale c'è uno staff integrato fra Comune di Cremona e Cooperativa Nazareth. Si tratta soprattutto di figure afferenti all'area del sociale, quindi assistenti sociali, educatori professionali e anche mediatori linguistico-culturali, perché in alcuni casi sono presenti anche persone straniere o famiglie straniere. Unica presenza fissa tra i condomini, Luciano, volontario tuttofare che vive nel condominio solidale e tiene i rapporti con gli ospiti. Secondo me è un'esperienza positiva perché essendo qua tutti insieme e cercando di aiutarci famiglia per famiglia, è come ritrovarci nel passato quando le famiglie si trovavano vicine, quando qua adesso in città queste cose non succedono più. Prima esperienza di questo tipo a Cremona, il condominio solidale è partito da soli 6 mesi ma è già saturo. Alla città ha dato la possibilità, come dicevo prima, di offrire delle risposte, ma soprattutto ha dato la possibilità ad alcune persone, ad alcuni ragazzi di pensare in modo autonomo in un contesto solidaristico molto, molto elevato, di pensare al proprio futuro. Andare a casa, la casa dov'è? La casa dove posso stare in pace con te.